nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa carinissima maglia che io ho deciso di chiamare maglia a foglie cadenti. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato un filato della Mestrico Filati Linea 4 Season, che è questo gomitolo da 100 grammi che misura 250 metri ed è formato, leggo perché sono varie cose, 10% alpaca, 19% tencel, 52% cotone e 19% poliammide. Sembra sia il cotone che l'alpaca, e vi posso assicurare che nonostante sia forato, e vedete io qui non ho niente sotto, mi tiene veramente calda, quindi è perfetto per questa stagione che sta arrivando, ossia il passaggio tra l'inverno e la primavera. Per quanto riguarda il quantitativo, io ho utilizzato per realizzare questa maglia, come vedete è lunga e larga, ho utilizzato 400 grammi, quindi 4 gomitoli. Per una taglia M vi consiglio 5 gomitoli, per una taglia L ve ne consiglio 6, anche se in realtà forse col 5 anche una taglia L ce la può fare, se non è una L abbondante, in quanto comunque a me del quarto gomitolo me ne è avanzato un bel po'. Però se siete invece una L che tende alla XL vi consiglio in questo caso 6 gomitoli. Oltre a questo colore che ho usato io, che è questo bel colore dorato, diciamo dorato, io voglio farvi vedere anche altri tre colori che trovo veramente molto carini, che sono il rosa, che è un classico, e quindi questo grigio e questo blu, ma ci sono anche altri colori che trovate tutti disponibili sul mio sito Filati Elsa. E un'altra cosa, io l'uncinetto che ho utilizzato, l'uncinetto è il numero 5. Per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima, si parte dal basso e si va a realizzare questo motivo che ricorda tante foglie, che io trovo veramente molto carino. Da vicino si nota di più, eccole qui, sono delle foglie, però come potete vedere da lontano invece sembra qualcos'altro, sembra un motivo più geometrico, e mi piace proprio questa diversità ottica, se così può dire, non so come definirlo, però mi piace questo gioco ottico che si crea appunto quando si guarda la maglia da lontano o da vicino. Una volta realizzata la maglia, quindi si lavora sempre con lo stesso uncinetto e sempre con lo stesso punto, si va a realizzare le maniche, che ho fatto larghe, e come potete vedere, visto che comunque è forata, io riesco a far passare il pollice e quindi a fermare il mille maniche. Mi piace moltissimo quando si ha questo effetto, se vi ricordate ha lo stesso effetto quindi della maglia confetto. Quindi ho invece deciso di realizzare questo filato con questo, anche con questo punto, fare lo stesso gioco qui per metterci i pollici, che trovo veramente molto sfizioso, ma naturalmente la maglia può essere indossata anche senza infilare il pollice, quindi come se fossero delle semplici maniche, vedete, ecco. Io però preferisco, come vi ho detto, fare in questo modo e fermarmi di più le maniche. In questo momento io la maglia la sto indossando sotto con un top e dei fuson, ma potete anche indossare un lupetto dei fuson, quindi potete mettere questa maglia come più desiderate. Inoltre, come vedete, io l'ho fatta lunga, ma voi lo potete fare anche più lunga e dare quindi a realizzare un vero e proprio vestito. In quel caso, per una taglia S vanno sempre comunque bene 4 gomitoli, perché come vi ho detto dell'ultimo me ne è avanzato un bel po', quindi riuscite ad allungarlo almeno a fare la minigonna. Però se lo volete fare ancora più lungo vi consiglio 5 gomitoli. Se siete taglia M o L andate a prendere un gomitolo in più, se volete fare questa maglia un po' vestito, qualcosa che va a lungo, che si può mettere sempre sopra dei fuson, però un po' più lungo, che va più quindi a vestitino. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferozzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per poter realizzare la nostra maxi maglia, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Linea 4 Season. Il colore che ho scelto è questo 05, che è un colore diciamo giallo dorato, non so neanche io come definirlo, però veramente molto bello. Lavorerò con l'uncinetto numero 5, io ho montato 128 catenelle, la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su multiplo di 8, e 128 sembrano poche catenelle, ma sto lavorando comunque con l'uncinetto numero 5, quindi la maglia verrà veramente molto larga, comoda. Per chi ha una taglia M, io direi di aumentare soltanto di 3, massimo 4 motivi, 3 secondo me vanno più che bene, per una taglia L 6, massimo 7 motivi, non andate a montarne tanti perché come vi ho detto è una maglia già larga, quindi non avete bisogno di aumentare troppo per se la volete più morbida, se invece la volete bella larga, allora in questo caso direi di andare a aumentare anche addirittura 7-8 motivi per una taglia L e addirittura 5 per una taglia M. Detto ciò possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi una, ops, due, tre. Prendo il filo, rientro e vado a fare altre due maglie alte, una,
2 catenelle, 1, 2, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, salto 2, 3 catenelle e ricomincio da capo. Quindi entro nella quarta e vado a realizzare 3 maglie alte. Una, rientro 2, rientro 3. 2 catenelle, 1, 2, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, salto 3 catenelle, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, entro nella quarta catenella e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle, 1, 2, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, salto 3 catenelle, ricomincio da capo. Dobbiamo andare a fare questo per tutto il primo giro. Sto terminando il mio primo giro, ho fatto le 2 catenelle, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una e due. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto tutto, vado direttamente dove ho le 3 maglie alte e ricomincio da capo. Quindi 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, una, due. Una maglia alta sopra la seconda maglia alta, 2 maglie alte sopra la terza maglia alta, una. 2, 3 catenelle, 1, 2, 3 e si ricomincia da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, quindi vado dove ho la prima maglia alta, realizzo 2 maglie alte, 1, 2, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, 2 maglie alte sopra la terza maglia alta, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3. E si ricomincia da capo e andiamo a fare questo per tutto il nostro secondo giro. Sto terminando il secondo giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Possiamo andare a fare il nostro terzo giro. Con una maglia bassissima mi porto dove ho la seconda delle mie 5 maglie alte e vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva, per un totale quindi di 3 maglie alte. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho la seconda delle mie 5 maglie alte e realizzo una maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva, per un totale quindi di 3 maglie alte. 2 catenelle, vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, entro nella seconda maglia alta e realizzo una maglia alta. Una maglia alta nella terza maglia alta, una maglia alta nella quarta maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, andiamo nell'archetto di 3 catenelle e realizziamo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, ricominciamo da capo. Dobbiamo fare questo per tutto il nostro terzo giro. Sto per terminare anche il terzo giro, ho fatto le 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Quarto giro con una maglia bassissima mi porto all'interno della seconda maglia alta e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta. 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto successivo e realizzo un'altra maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho la seconda delle mie 3 maglie alte e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa.
2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, vado dove ho la, ricomincio da capo e vado dove ho la seconda delle mie 3 maglie alte e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, archetto successivo, maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, archetto successivo, maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto terminando anche il quarto giro, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Allora, adesso si ricomincia facendo il primo giro, però in maniera un pochettino diversa, nel senso non inizieremo dalle 3 maglie alte ma dalla maglia bassa. Questo perché dovremo andare a fare le nostre foglie alternate. Quindi è comunque il primo giro, però vedete che iniziamo con la maglia bassa. Quindi andiamo a fare una maglia bassa. Sopra la maglia alta, 2 catenelle, prendo il filo, vado dove ho le 2 catenelle tra le 2 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, una, due e tre. 2 catenelle, 1 e 2, si ricomincia da capo. Andiamo dove abbiamo la maglia alta e andiamo a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, archetto di 2 catenelle tra le 2 maglie basse e di nuovo andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. 2 catenelle, 1 e 2, si ricomincia da capo. Andremo a terminare il giro facendo sempre una maglia bassissima dove abbiamo una maglia bassa, poi con delle maglie bassissime andremo dove abbiamo la prima maglia alta e inizieremo a fare normalmente il nostro secondo giro. Tenete presente che il primo giro che andrete sempre a ripetere sarà questo qui, quindi non qui dove abbiamo iniziato con le 3 maglie alte, ma con questa dove abbiamo iniziato con la maglia bassa. Vi ritroverete sempre a fare questo primo giro, in quanto, come vi ho detto, dobbiamo fare le foglie alternate, però poi il secondo, il terzo e il quarto sono uguali, perché noi qui termineremo con la maglia bassa, andremo a fare delle maglie bassissime e inizieremo qui facendo di nuovo 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, 3 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi questi sono i giri che andremo a ripetere fino ad arrivare a dividere la parte avanti dalla parte dietro per gli scalfi. Faremo sempre poi lo stesso motivo, ma faremo i giri di andata e ritorno che vi spiegherò e poi continueremo con la lavorazione. Allora, sono arrivata agli scalfi e io il mio motivo l'ho ripetuto per 10 volte, ossia contando 1, 2, ho 10 pin in altezza. A questo punto dobbiamo andare a mettere i marcatori. Per mettere i marcatori andiamo invece a contare le nostre pin in orizzontale. Io ne ho un totale di 17, quindi un numero dispari. Ne vado a mettere 8 dietro, 9 avanti, andando a mettere il marcatore nell'archetto di 2 catenelle tra le due maglie basse, tra l'ultima e la prima della dietro delle mie pigne. E qui tra l'ultima pigna dietro e la prima del davanti. Vedete qui è dove inizio il giro, in modo tale che non devo spezzare il filo. Adesso andiamo a lavorare i nostri giri, ma non più in giri di tondo, ma in giri di andata e ritorno. E andiamo a fare in questa maniera. Prendo il filo e vado a lavorare quindi la mia maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, vado a lavorare normalmente il giro, quindi entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a realizzare le mie 3 maglie alte. Quindi per adesso lavoriamo normalmente, faccio le 2 catenelle, vado nell'archetto nella maglia alta successiva e faccio una maglia bassa. Quindi continuo così per tutto il primo giro. Sto terminando il primo giro, ho fatto le 2 catenelle, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia e la maglia alta e realizzo una maglia bassa. Mi giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Una catenella di separazione, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2. Una maglia alta nella seconda maglia alta, 2 maglie alte all'interno della prima maglia alta, dell'ultima maglia alta, una, due. 3 catenelle. 1, 2, 3 e vado a lavorare come ho sempre lavorato. Quindi di nuovo vado dove ho la prima maglia alta, quindi salto la maglia bassa e vado a lavorare le mie 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda, 2 maglie alte sopra l'ultima, 3 catenelle, 1, 2, 3 e si ricomincia. Quindi andiamo a fare questo per tutto il secondo giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare il terzo. Sto
terminando il mio secondo giro, ho fatto le due maglie alte, la catenella di separazione, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta, mi giro e vado a fare il mio terzo giro e vado a realizzare una maglia bassa sopra la maglia alta, 2 catenelle e vado, salto la prima maglia alta, entro nella seconda e faccio una maglia alta, una maglia alta anche nella seconda maglia alta, una maglia alta anche nella terza maglia alta, 2 catenelle, vado nell'archetto di 3 catenelle, vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle e ricomincio da capo e vado a lavorare normalmente, quindi il mio terzo giro. Vi farò vedere come terminarlo e come poi andare a lavorare il quarto giro. Sto terminando il terzo giro, ho fatto le 3 maglie alte e le 2 catenelle, entro nella terza catenella che è quella che aveva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Mi giro con la lavorazione e di nuovo vado a fare una maglia bassa sopra la maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la seconda delle 3 maglie alte, realizzo una maglia alta e poi continuamente il quarto giro. 2 catenelle, vado dove ho l'archetto di 2 catenelle, realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il quarto giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare il quinto. Sto terminando il quarto giro, ho fatto la maglia alta e le 2 catenelle, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quinto giro e realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, rientro nella maglia bassa e realizzo un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo le mie 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il quinto giro, vi farò vedere come terminarlo e come fare il sesto. Sto terminando il quinto giro, ho fatto la maglia bassa e 2 catenelle, vado dove ho la maglia bassa e realizzo 2 maglie alte, 1 e 2. Ho terminato così anche il quinto giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio sesto giro e realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 maglie alte nella maglia alta successiva, 1 e 2. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado direttamente dove ho le 3 maglie alte successive, realizzo 2 maglie alte sopra la prima, 1, 2, una maglia alta sopra la seconda, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, 1, 2. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado di nuovo nel dove ho le 3 maglie alte successive e ricomincio da capo. Quindi faccio questo per tutto il quinto giro, vi farò vedere, scusa, sesto giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare il successivo. Scusatemi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sì, come finire il sesto giro e iniziare il settimo. Sto terminando il sesto giro, ho fatto le 3 catenelle, vado dove ho la prima maglia alta e faccio 2 maglie alte, una e rientro 2 e una maglia alta nell'ultima maglia alta. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio ottavo giro e realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho l'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, salto la prima maglia alta, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta nella seconda, una maglia alta sopra la terza maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2 e ricomincio da capo. Vado nell'archetto e faccio una maglia bassa. 2 catenelle e ricomincio a fare una maglia alta sopra la seconda maglia alta. Continuo così per tutto il settimo giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare il nostro ottavo e ultimo giro.
Sto terminando il settimo giro, ho fatto le 2 catenelle, vado dove ho la penultima maglia alta, quindi salto la prima, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Ho terminato così anche il settimo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare l'ottavo e ultimo giro e poi si ricomincerà dal primo. E andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. 2 catenelle di separazione, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, ricomincio da capo e devo fare questo per tutto il mio ottavo giro. Terminato, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare di nuovo il primo giro. Poi naturalmente vi dirò quanti giri ho fatto per arrivare all'altezza delle spalle e farò la stessa cosa anche dietro. Andremo poi a cucire le spalle e andremo a fare le maniche. Sto terminando il mio ottavo giro, ho fatto la maglia bassa, vado a fare le 2 catenelle. Prendo il filo, entro nell'ultima maglia alta, quindi nella terza catenella, e vado a fare una maglia alta. E adesso, come vi ho detto, ricominciamo da capo a fare il nostro primo giro. Quindi andiamo a fare la maglia bassa, le 2 catenelle e le 3 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle tra le 2 maglie basse. Questi sono gli 8 giri che andremo sempre a ripetere fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Io vi dirò alla fine quanti giri ho fatto e poi andremo a fare la stessa cosa anche dalla parte dietro. Una volta fatto ciò, non faremo altro che andare a fare le maniche. Allora, ho rifatto soltanto i primi 4 giri, quindi ho un totale di 3 diciamo motivi, 1, 2, 3, quindi 8 giri più altri 4 e sono andata a cucire le spalle per 9 centimetri da questa parte e 9 centimetri da questa parte, lasciando quindi lo scollo bello largo. Adesso possiamo andare a fare le maniche. Per poter realizzare la nostra manica, lavorerò sempre con l'uncinetto il numero 5 e mi aggancio nel gruppo di 2 catenelle, nell'archetto di 2 catenelle tra le 2 maglie basse che avevo lasciato libero per poter lavorare la parte dietro e la parte avanti della mia maglia. Quindi mi aggancio con il filo e vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, una e 2. Quindi lavorerò sempre lo stesso motivo, torniamo a lavorarlo in tondo come abbiamo lavorato all'inizio della lavorazione e quindi andiamo a fare 2 catenelle. Andiamo qui nell'archetto, qui in questo forellino piccolo e facciamo la maglia bassa. 2 catenelle. Andiamo in quest'altro archetto qui, piccolino, quindi saltiamo tutto questo, andiamo qui e andiamo a fare di nuovo 3 maglie alte, una, 2 e 3 e continuo così. Mi raccomando, il primo giro dipende sempre da voi, qua se volete dovete allargare la manica, farla più stretta, se invece volete che rimanga uguale alla circonferenza che avete fatto, dipende sempre dal tipo di manica che volete fare. Io voglio fare una manica normale, quindi non troppo larga, anche perché ho uno scalfo bello largo, quindi non ho bisogno di allargarlo ulteriormente, quindi vedete, non faccio passare troppo spazio tra i gruppi di 3 maglie alte. Continuo a lavorare il primo giro, poi gli altri giri li conosciamo, quindi non ve li farò rivedere perché la lavorazione è di nuovo quella in tondo, però vi dico già che vi dirò quanti gruppi di 3 maglie alte ho, in modo tale da dirvi quanti motivi, ossia quante delle nostre pigne, se vogliamo chiamare così, o foglie, abbiamo in orizzontale, quindi in tondo. Sto finendo quindi il mio primo giro e ho un totale di 6 gruppi di 3 maglie alte, quindi vado a terminare il mio primo giro e poi parto con il secondo. Quindi adesso rifacciamo come abbiamo fatto all'inizio la nostra lavorazione in tondo sempre dello stesso motivo, quindi non vi farò rivedere i giri perché li abbiamo fatti già per la maglia. Adesso andiamo a fare 2 maglie alte sulla prima maglia, una maglia sopra la seconda, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta e poi le 3 catenelle, quindi normale gli stessi giri che abbiamo fatto per il corpo della maglia. Alla fine vi dirò quanti giri ho fatto per tutta la manica. Non credo che farò dei bordini, un polsino, perché questa volta voglio che la maglia scenda libera, quindi non farò un polsino, però vi dirò quante volte ho ripetuto il giro, quindi quante foglie mi sono venute per tutta la lunghezza della manica.
ho terminato la manica. In totale i motivi, quindi le foglie, ne ho 10 e vedete come è venuta larga, quindi non una cosa stretta. Adesso andrò a realizzare anche la seconda manica e, come vi ho detto, la maglia sarà terminata, perché non voglio fare alcun tipo di bordino. Mi piace anche l'effetto onda che si crea qui sulla manica facendo l'ultimo giro della nostra foglia o pigna, e quindi la nostra maglia posso dire che è terminata.